Rieccoci con gli appuntamenti di Fuori dal Coro, ben ritrovati per questi spazi che ci accompagnano verso il voto amministrativo del 10 giugno, voto amministrativo che, ricordo, coinvolge due città capoluogo, Barletta e Brindisi per la Regione Puglia. Ci sono due città anche nella provincia BAT dove si andrà al rinnovo dei consigli comunali, sono quelle di Bisceglie e di Margherita di Savoia ed una serie di centri in tutta la Puglia, come detto uno dei centri più importanti chiamati al voto, e sarà un voto significativo, è quello della città di Barletta, dove sono sei candidati sindaco, ed è una delle poche città, lo abbiamo detto anche in altre occasioni, dove il Partito Democratico ha una sua lista. Tra i candidati del Partito Democratico c'è Ruggero Mennea, che è anche consigliere regionale, che ringrazio per essere ospite di questo appuntamento. Lo dico a beneficio del pubblico da casa: con Ruggero Mennea noi abbiamo avuto già l'opportunità in una precedente chiacchierata di spiegare la scelta, il perché e soprattutto il passaggio significativo del Partito Democratico presente nella competizione elettorale a Barletta, e di conseguenza questo lo evito, lo dico a beneficio anche del pubblico da casa, perché poi ovviamente la curiosità è quella di conoscere un po' più nel dettaglio le proposte per la città. Io ne ho scelte un paio anche come titolo di questo appuntamento, che sono quelle legate all'ambiente, quelle legate al turismo. Probabilmente sono due facce della stessa medaglia, ma poi ce ne sono altre di tematiche sulle quali si può intervenire. Io però parto dall'ambiente, perché anche in altre occasioni e con altri candidati credo che la tematica ambientale in questa campagna elettorale sia entrata in maniera prepotente. Non so se sta prendendo, come dire, se sta guadagnando interesse, però si è entrata in maniera prepotente. Allora parto da qui, sì. Parto da ambiente e turismo, se possono convivere nella città di Barletta. Ma così come stanno le cose oggi è un po' difficile che possano convivere, perché quando è stata progettata questa città magari non si è pensato che lo sviluppo turistico potesse essere a un certo punto preponderante rispetto all'industria pesante che si è concentrata proprio a ridosso del mare. E quindi oggi c'è la necessità di ripensare questa collocazione, magari individuando delle altre aree dove reinsediare l'industria pesante, che ha magari un impatto inquinante più alto. E quindi se si costruiscono nuove fabbriche come quelle che stanno qui sul mare, la Timac e la cementeria per esempio, è chiaro che si costruiscono con impianti tecnologici innovativi che impattano al minimo contro l'ambiente e quindi possono creare problemi minimi, insomma, non come stiamo vivendo adesso invece. E ecco perché credo che se noi non affrontiamo questo tema nella discussione che si farà con il prossimo Consiglio Comunale sul piano urbanistico generale, noi di turismo non possiamo parlare. Illudiamo i cittadini se partiamo dal turismo, dallo sviluppo turistico, senza aver detto qual è la ricetta per eliminare le grandi fonti di inquinamento che oggi purtroppo risiedono nei pressi del mare. Accanto a questo dobbiamo dare una soluzione definitiva alle altre fonti di inquinamento del mare, perché qui stiamo parlando di inquinamento atmosferico, lì invece parliamo di inquinamento marino. E l'Ofanto, Ciappetta Camaggio, i vari canali, tra cui il canale H, che proprio qualche giorno fa è stato oggetto di un intervento che ha fatto sprofondare la parte superiore del manto stradale. Ecco, se noi non affrontiamo questi tre
punti nevralgici di fonti di inquinamento del mare, non possiamo parlare di turismo. Allora, concentriamoci su questo e utilizziamo tutti gli strumenti che ci sono a disposizione per eliminare queste fonti di inquinamento. Non è un tema che va dichiarato e basta, bisogna dire dobbiamo risolvere queste questioni e lo dobbiamo fare insieme alla Regione, insieme al Governo, insieme all'Unione Europea, perché il tema ambientale è un tema che riguarda tutti, non solo i cittadini. Se volessimo fare un percorso a ritroso, Canale H, Ciappetta Camaggio e Fiume Ofanto, che interventi si possono pensare per sanarli e rendere il mare di Barletta appetibile, perché poi siamo a ridosso della stagione estiva, adesso si sta vivacizzando la lunga litoranea barlettana, però poi c'è sempre il dilemma, il bagno lo posso fare sì o no? Mentre noi siamo qui, ho appena finito di leggere una ordinanza del commissario prefettizio che vieta la balneazione lungo tutta la costa di Ponente, proprio perché c'è stato quello sversamento di acque di fogna nera dopo l'ultima pioggia che c'è stata in mare, quindi cautelativamente, in maniera precauzionale, il commissario ha dovuto emanare questa ordinanza per garantire che l'acquedotto pugliese possa, con i propri tecnici, possa mettere in sicurezza quel canale. Ma qui stiamo parlando di un intervento tampone. Noi dobbiamo affrontare questa questione in maniera definitiva. Ci sono stati, diciamo, annunci, progetti, ma mai realizzati. È il caso, con la prossima amministrazione, di organizzare una conferenza di servizi con tutti gli enti che sono interessati a quelle fonti di inquinamento, quindi ci metto la Regione, ci metto la Provincia, ci metto l'Acquedotto Pugliese e ci metto anche l'Ufficio Ambiente della Regione, che si deve far carico di trovare quegli strumenti finanziari che ci sono per progettare la messa in sicurezza di questi canali e poi per mantenere una tutela ambientale lungo il fiume Ofanto in particolar modo e lungo il canale Ciappetta Camaggio, che diciamo, ha come fonte iniziale la città di Andria, mentre per il fiume Ofanto è necessario, ed è un lavoro che sto facendo io, coinvolgere 3 regioni e 51 comuni, perché il fiume attraversa questi territori e quindi vanno coinvolte anche quelle amministrazioni. Se vogliamo fare un progetto serio, se poi vogliamo fare gli annunci elettorali, diciamo che faremo, ma poi non si fa niente. Quindi è un problema serio che va affrontato in modo serio con le istituzioni che si mettono lì intorno al tavolo e decidono di affrontare in maniera decisa, in maniera determinata, queste problematiche, perché gli strumenti per risolverli ci sono. Che ruolo deve avere il Comune di Barletta, secondo lei, a proposito, per esempio, degli interventi sul fiume Ofanto, che coinvolgono 3 regioni, che necessita di un impegno gravoso anche nel mettere insieme attorno al tavolo tutta una serie di soggetti? Che ruolo deve svolgere? Un ruolo fondamentale, direi quasi da protagonista o da parte lesa, se vogliamo, perché quel fiume, pur attraversando 3 regioni e 51 comuni, ha il recapito finale in agro di Barletta, quindi nel mare di Barletta. Noi siamo parte lesa di tutto l'inquinamento che viene prodotto lungo tutto il tratto del fiume Ofanto da questi territori. Per cui dovremmo porre la questione anche a livello nazionale e fare in modo che si faccia un intervento strutturale anche direttamente dal CIPE, quindi dal governo centrale, che deve considerare questa opera un'opera strategica per il Mezzogiorno. Non dimentichiamo che il fiume Ofanto è il fiume più importante del sud e quindi bisogna prestare la stessa attenzione che si presta al Po o ad altri fiumi che stanno in altri luoghi. Quindi io credo che il Comune si debba mettere a capo di questa iniziativa e debba battere i pugni per poter costringere anche le altre istituzioni a trovare una soluzione. Tra l'altro abbiamo aderito come Regione ai contratti di fiume, che sono un altro strumento operativo che consente di mettere appunto, di fare l'attività di concertazione con gli altri enti istituzionali e consente anche di utilizzare una dotazione finanziaria dedicata alla messa in sicurezza, alla bonifica e messa in sicurezza dei fiumi. Quindi anche questo strumento potrà essere utile per raggiungere l'obiettivo. Ma chi deve stimolare? È
il padrone di casa dove ricade l'inquinamento, dove sfocia il fiume. Quindi noi dobbiamo essere i primi a ribellarci, perché è come se ci venissero a mettere la, come dire, l'immondizia dentro casa. Se non ci ribelliamo noi, chi lo deve fare? Se questo è un passaggio, e non do per scontato che questo passaggio sia ovviamente realizzato, però è un passaggio importante. Il passaggio successivo è quello di uno sviluppo turistico che miri a che cosa per la città di Barletta? Ma premesso che le cose che ho letto in questa campagna elettorale sono assurde, ho visto postare delle foto con il mare del Salento e dire che questo stesso mare può essere, si può avere a Barletta, non è così, perché il colore del mare dipende essenzialmente dal colore della sabbia, del fondo sabbioso, per cui noi abbiamo una sabbia ferrosa, scura, e quindi anche se il mare dovesse essere pulitissimo, non assumerà mai quei colori cristallini turchesi o verdi del mare del Salento. Quindi questa è una delle cose che ho letto da parte di altri candidati. Quindi noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rendere balneabile il mare, quindi togliere queste fonti di inquinamento, e poi decidere su che tipo di turismo dobbiamo puntare. Perché lei su che non cosa esiste. Punterebbe? Ma io punterei sul turismo congressuale, per esempio. Il turismo congressuale è un turismo che porta migliaia di persone durante tutto l'anno, non solo d'estate, e che ci consente di mettere in moto tutta l'economia che ruota intorno alle nostre città, che è l'economia legata al settore enogastronomico, alla ristorazione, al commercio, al settore dei beni culturali. Quindi uno che va a fare un congresso, che partecipa a un convegno, un congresso, e ci sta 2 o 3 giorni, intanto occupa gli alberghi, e quindi dovremmo preoccuparci di prevedere più posti letto. E poi, dopo l'impegno congressuale o convegnistico, passa la giornata con la propria famiglia, con i propri amici, andando a visitare i nostri beni culturali, e magari quella è l'occasione per, come dire, adescarli, tra virgolette, perché se il posto piace possono ritornarci da capo, o comunque possono essere amplificatori, diffusori di pubblicità, di promozione, perché se sono stati trattati bene, hanno trovato bei posti, hanno mangiato bene, allora saranno loro a portare altra gente qui. Quindi quello è uno degli aspetti importanti, perché possiamo giocarci la carta dei beni culturali. Noi abbiamo dei beni culturali straordinari a Barletta e nei dintorni. Li cito sempre perché io sono molto affezionato a questo patrimonio, che veramente equivale a un giacimento di petrolio per me. Cani della Battaglia, l'evento di sfida, il Castello Svevo, il Busto Federiciano, i Denittis, le cattedrali, le basiliche. Noi abbiamo dei beni straordinari, e quindi creare un microsistema per renderli fruibili e visitabili anche nell'arco di una giornata è un'offerta che noi possiamo spenderci al turista che viene qui. Anche su questo mi dice qual è il ruolo del comune, di un'amministrazione comunale, nel creare eventualmente interesse perché la città diventi un polo di attrazione congressuale, diventi un polo di attrazione turistica culturale? È importantissimo, perché nel nuovo PUG deve prevedere, per esempio, che nelle zone a ridosso del mare si possano costruire strutture turistico-ricettive, quindi creare posti letto, perché quelli creano l'economia turistica, non altro, almeno quella stabile, quella strutturale. E quindi agire lì si decide, è il Consiglio Comunale che decide che cosa bisogna costruire in una zona piuttosto che in un'altra. E poi favorire questo tipo di investimento, come? Prevedendo anche delle agevolazioni, perché no? Chi viene indirizzato sugli investimenti del settore turistico può avere delle esenzioni TASI piuttosto che IMU, insomma può interagire con gli investitori guidandoli verso quella strada per favorirne lo sviluppo. E poi essere una città, candidarsi ad essere città della cultura europea, candidarsi a per esempio
a far diventare eventi come quello della disfida un patrimonio immateriale dell'UNESCO, perché no? Quindi far crescere l'interesse nei confronti della nostra città perché gli investitori possano essere più, come dire, più stimolati ad investire i propri fondi nel settore turistico. Quindi io credo che il Comune debba avere un ruolo fondamentale di promotore e stimolatore degli investimenti nel proprio territorio. Sulla disfida, ci resto un attimo, poi andremo su altri temi. Ritiene che sia stata poco valorizzata in questi anni? Ma sì, assolutamente sì, perché per sostenere questo tipo di eventi, per realizzarlo ad alti livelli, così come compete a un evento del genere, occorrono dei fondi. E quindi l'idea che era nata anche all'amministrazione Carscella di creare una fondazione che tenesse dentro la gestione di questi eventi, ma anche quella del teatro, per esempio, di altri beni culturali, mi sembra una buona idea, perché oggi i beni culturali non si possono gestire con fondi pubblici, solo con fondi pubblici, non ce la fai. E allora con la fondazione intanto hai creato una semplificazione amministrativa di fatto, perché è un altro ente che si muove, non è il comune. E poi con la fondazione hai la possibilità di far entrare altri soggetti, soggetti privati che possono partecipare a finanziare determinate attività culturali, ma anche determinati investimenti. Ci sono le fondazioni, per esempio, bancarie che nel loro bilancio prevedono di investire, per promuovere l'immagine della propria banca, in eventi culturali di rilievo nazionale. La disfida di Barletta è uno di quelli, così come si può intervenire per realizzare eventi a Cane della Battaglia, nel fossato del castello. Ma ecco, perché noi abbiamo questi beni e non troviamo uno strumento che ci consenta di utilizzarli, renderli fruibili, riempirli di contenuti e quindi di economia, di ricchezza, di lavoro? Perché no? Io dico che si può fare, la strada è semplicissima, non ci vuole tanta, come dire, tanto investimento e tanto sforzo. Le strade sono semplici, non sono difficili. Ultima considerazione sul tema turistico, è quasi vicina, come dicevo, alla stagione estiva. Lei ritiene che non ci siano i tempi per mettere appunto un calendario dell'estate barlettana, che la nuova amministrazione non possa avere i tempi necessari per mettere a punto? Ma si può stimolare il commissario prefettizio, che vedo insomma sta lavorando bene, e quindi si può proporre al commissario in questo momento di approntare un calendario, un cartellone di eventi che, ecco, tenga dentro non solo gli eventi tipici che si fanno durante l'estate, i concerti o attività particolari tradizionali, ma tenga dentro tutti gli esercenti pubblici che vogliono partecipare all'animazione del territorio, e quindi concertare con loro una serie di iniziative che essi stessi si gestiscono e si finanziano, magari concedendo alcune agevolazioni, perché oggi per fare un evento un esercizio commerciale deve fare una serie di adempimenti e sostenere dei costi abbastanza onerosi. Se un esercente pubblico dichiara di voler realizzare 10 eventi e si impegna a farlo, sostiene un costo amministrativo, fa un'unica domanda e entra a far parte del cartellone dell'estate barlettana. Questo è il modello che noi dobbiamo usare, tirare dentro i nostri bravi esercenti pubblici per integrarli con gli eventi tradizionali di una estate barlettana. Lei da che parte sta? Dalla parte della musica fino a una certa ora o dalla parte dei residenti del centro storico? È un falso problema, perché se si regolamenta il divertimento trovano tutti la soddisfazione del proprio interesse. È chiaro che alle 3 di notte si comincia ad abbassare il volume, insomma bisogna essere rispettosi di alcune regole certe che vanno concordate con i residenti e con gli esercenti, ma farne una questione politica, un cavallo di battaglia politica, movida sì, movida no, mi sembra un po' ridicolo. Ci sono altri problemi, questo è uno di quelli che si può assolutamente disciplinare in maniera
semplice, senza contrapposizioni. A proposito invece una delle questioni che toccano i cittadini, cioè quello della raccolta differenziata, lo abbiamo affrontato anche in un'altra chiacchierata, perché c'è anche in questa campagna elettorale chi dice sì, la raccolta differenziata, i dati sono eccellenti, ma la tassazione non corrisponde all'impegno dei cittadini barlettani. È una fotografia giusta e soprattutto come si interviene. Sì, è una fotografia giusta, ho avuto modo di dirlo altre volte. Le amministrazioni precedenti sono state un po', come dire, non molto attente su un aspetto. Se noi chiediamo ai cittadini di fare un sacrificio, di collaborare nella differenziazione dei rifiuti, dobbiamo offrirgli un beneficio e quindi far passare il principio che chi differenzia di più paga di meno. Paga meno tasi, paga meno tassa sui rifiuti. Se non c'è questo interesse reciproco, si scarica sui cittadini un impegno, un onere gravoso, che è quello di gestire la differenziazione dei rifiuti anche, diciamo, in maniera complicata, problematica, perché non tutti hanno gli spazi, le forze. Io penso agli anziani, chi ha i disabili in casa, chi ha case piccole con scale ripide, insomma. Io ti chiedo un sacrificio di collaborare con noi e in cambio ti dico che se differenzi di più, io ti faccio uno sconto sulla tassa smaltimento rifiuti. E questa è la cosa che dobbiamo attuare. Fino ad oggi tutti sono andati a ritirare il premio del comune più riciclone e poi, diciamo, alla fine il cittadino ha collaborato, ha contribuito a far ottenere quel premio all'amministratore di turno che si è fatto tanto di fotografie e tanto di comunicato stampa, ma al cittadino in tasca non gli è rimasto un euro in più da quell'operazione. Ed è un ultimo tema che vorrei affrontare in questa chiacchierata. Anche qui la parola dice tutto e niente, ricomprende tutto e potrebbe non toccare nulla, cioè quello della sicurezza. Ma quando si parla di sicurezza si parla di vivibilità proprio della città. C'è chi appunto si può lamentare delle zone un po' ecco, meno illuminate più che buie, meno illuminate della città, del fatto che bisogna avere una maggiore presenza di forze di polizia che possano controllare il territorio. È un problema reale o una percezione esagerata? No, è un problema reale, i cittadini non si sentono molto sicuri. Cioè, il problema dell'ambiente, della pulizia, della sicurezza sono i due temi che i cittadini avvertono maggiormente sulla propria pelle. Perché? Perché oggi la vita è cambiata nella città, si vive più a lungo, si vive la notte, i ragazzi escono tardi, quindi c'è un modello di società anche diverso e noi dobbiamo, come dire, dobbiamo adeguare il nostro sistema di sorveglianza e di controllo del territorio. Allora, le forze dell'ordine sono scarse, quindi speriamo che la questura si completi al più presto perché con l'istituzione della questura ci sarà poi a seguire il comando provinciale dei carabinieri e quello della Guardia di Finanza e quindi le forze saranno maggiori, il personale sarà quasi raddoppiato, quindi avremo un controllo del territorio maggiore. Ma lasciamo che le forze dell'ordine e di polizia facciano il loro lavoro, il loro compito, cioè non mandiamo i vigili urbani davanti alle scuole. Io ho un'idea che voglio realizzare. Ci sono tante associazioni di ex carabinieri, ex finanzieri, ex poliziotti, ex di tutto, guardie ambientali. Allora, creiamo un coordinamento di associazioni. Facciamo una convenzione tra comune e queste associazioni, dandogli un contributo che è un rimborso spese per queste persone che anche da pensionati vengono impegnate e mettiamo queste persone a vigilare gli spazi aperti, ora, le scuole, le ville, i giardini. Mettiamo lì e diamo, come dire, la sensazione di essere presenti come amministrazione, come Stato, diamo la possibilità di avere queste persone a disposizione dei cittadini che diventano poi a loro volta, come dire, sono più
sono come si può dire, sono anche coinvolti, coinvolte, si sentono più tutelate, poi possono anche collaborare con queste persone perché si sentono più protette, quindi si crea una rete di sicurezza quasi invisibile che rende il territorio più controllato e quindi bambini, anziani, donne possono vivere più tranquillamente grazie all'apporto extra di queste persone che non pesano sull'organico del comune, quindi i vigili fanno i vigili urbani e queste persone controllano il territorio in queste zone frequentate dai cittadini. Io non posso esimermi dal chiedere una considerazione politica rapidissima nel finale su come sta vivendo questa campagna elettorale e che cosa non le sta piacendo di questa campagna elettorale. Ma non mi sta piacendo, no, intanto lo sto vivendo bene perché sto percorrendo il territorio, sto incontrando un sacco di persone che conoscevo, che avevano già rapporti con me, ma gente anche nuova, e quindi è stimolante da questo punto di vista perché è come se stessi facendo un aggiornamento del mio database dei cittadini e dei problemi, no? Perché cambiano con il tempo che passa. Non mi sta piacendo il mancato confronto perché sui temi e sui progetti che uno propone per cambiare la città, per migliorare la città, perché per questo uno si candida. E allora sto vedendo tanti candidati al Consiglio Comunale che si muovono, come dire, quasi sotto traccia, senza farsi vedere, senza fare qualche incontro pubblico, confronto. E magari io vedo quando vado in qualche azienda che c'è passato qualcuno prima di me e mi dicono: guarda, è venuto un altro che ha portato due candidati, ha detto se votate questi due è come se votate me, quindi c'è una sorta di trasmissione ereditaria in vita del voto, e quindi sai, quelli che si vogliono creare la schiera dei burattini che poi devono manovrare dopo, queste cose fanno male alla politica, così come fa male il fatto che non ho visto da parte degli altri candidati sindaci, in particolare di Cannito, devo dire, una visione di città, non ha dato una rappresentazione di quello che vuole fare, ma si limita ad attaccare gli altri, ha attaccato gli altri candidati sindaci, i consiglieri regionali, per far emergere che magari lui ha fatto tutto lui sul 118 al pronto soccorso, insomma un modo di far politica che è trapassata. Mi piacerebbe invece vederli all'opera con una preparazione sui problemi, che non c'è, non vedo, che la si butta lì, uno va a fare un incontro con i preti, con la Chiesa e dice: no, io ero anticlericale, ma adesso capisco che voi siete importanti, quindi mi devo riconvertire quasi. C'è una sorta di ruota panoramica dove uno dallo stesso punto vede tutti i problemi della città e cambia idea a seconda della convenienza. Ecco, questo non mi sta piacendo. Mi sta piacendo Dino Del Vecchio non perché è il candidato che io sostengo, ma perché non solo dimostra di conoscere i problemi, ma sa costruire delle soluzioni e sa interagire con i cittadini, trasferendogli il senso di fiducia che bisogna avere nelle istituzioni. E questo è bello, così come sto vedendo alcuni candidati, ce n'è una che corre con me, Rosanna Maffione, che è piena di entusiasmo, che incontra gente e che racconta come potrebbe risolvere il problema di tutti quelli che vanno a fare footing giù a Ponente e che non trovano una barra dove fare gli esercizi. Lei ha preso una fotografia di un'altra città, di Santa Monica, e ha detto: io vorrei realizzare queste piccole strutture, sono particolari dettagli che non costano niente quasi, ma che danno la sensazione di vivere in una città che fa attenzione anche a chi vuole vivere come dire, in maniera più sportiva, in maniera più bella. Ecco. Grazie a Ruggero Mellea, candidato al Consiglio Comunale per il Partito Democratico al Consiglio Comunale di Barletta. Grazie per essere grazie, stato con noi in questa chiacchierata. Grazie al pubblico che ci ha seguito da casa. L'invito è sempre quello a stare con noi, con i nostri approfondimenti di Fuori dal Coro e poi con la nostra programmazione. Veramente tutto. Grazie e arrivederci.